Benvenuti nella mia nuova discoteca! Ebbene sì, ragazzi miei, d'ora in poi i miei video avverranno in questa atmosfera, anche se c'è da dirlo, devo ancora sistemare, mettere qualche ulteriore miglioria. Sto scherzando, non è che posso fare sempre video così, questo sfondo. Oggi mannava di farli così, ho spento la luce e via dicendo. Ma in questo contenuto non dobbiamo parlare delle mie luci, delle mie nuove situazioni. Seguitemi su Instagram nel caso, se siete curiosi. Ovviamente, come sempre, dobbiamo parlare di calcio e dobbiamo parlare di una situazione che mi ha lasciato, sì, particolarmente a bocca aperta, ragazzi. Perché Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, le qualificazioni ai mondiali di Euro 2020, stava a dire, le qualificazioni ai mondiali del Qatar, ma perché strillo? Parliamo piano perché si è fatta una certa, del Qatar 2022, e di colpi di scena, ragazzi, ce ne sono stati assolutamente, motivo per cui, scusate la rima, vi saluto immediatamente, ciao e bella a tutti da me, vi invito a lasciare mi piace, mi raccomando. Cominciato a far luci completamente a caso. Non era così all'inizio. Vabbè. Mi piace per supportare i miei contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. C'ho anche un primo e un secondo canale YouTube di calcio. Non so dove pubblicherò questo video, se sul primo o sul secondo canale YouTube. Seguitemi su entrambi. Parlo di calcio, ma ho anche un terzo canale YouTube non di calcio. I canali in descrizione oppure cliccando qui. Da dove vogliamo partire? Partiamo dalle partite di questo pomeriggio. Sta Macedonia del Nord, ragazzi, che asfalta l'Armenia di Mkhitaryan 0-5 in maniera, permettetemi di dirlo, abbastanza inaspettata. Un punteggio veramente che mi ha lasciato particolarmente a bocca aperta. Il Lussemburgo che batte 3-1 l'Azerbaigian e va bene, ma soprattutto, ragazzi, guardando la situazione del girone della Svezia, che era prima in classifica e aveva un avversario altamente alla portata, con Ibrahimovic titolare, che lo ripeto, torna in nazionale, ha giocato per 90 minuti, Georgia 2, Svezia 0. Ragazzi, e tanti potranno dire, vabbè, ma che ce fa? Forse voi non vi state a rendere conto, e vi vado a prendere la situazione di classifica del girone del gruppo B. Innanzitutto il girone è formato da 5 squadre. Io vi ricordo che la prima in classifica si qualifica direttamente per i mondiali, le seconde in classifica devono andare a fare gli spareggi in casino di quelli esagerati. La Svezia prima di questa partita era prima in classifica, vincere contro la Georgia li avrebbe quasi portati ad una qualificazione diretta ai mondiali, poi mancava l'ultima partita. Perdono 2-0, la Spagna, la partita sta per terminare, stanno vincendo, pensate un po', 1-0 contro la Grecia. Ragazzi, si è ribaltata alla Borghese completamente la situazione e adesso la Spagna è artefice del proprio destino, deve giocare e vincere l'ultima partita rimasta, l'ultima? 2, 4 e 4, 8, l'ultima partita rimasta per... sì, perché è da 5, assolutamente sì, per eventualmente poi qualificarsi e andare direttamente al mondiale, strappare questo ticket per il mondiale, no? Quindi lascia particolarmente a bocca aperta questa situazione, con Zlatan Ibrahimovic in campo. Poi è anche un paradosso, secondo me, no? Solo a pensarla la cosa, uno dovrebbe pensare, sta Svezia fino a mo' senza Ibrahimovic ha fatto tanto, con un Ibrahimovic in più che parte titolare fa ancora di più, invece no, ragazzi, passo indietro, abbastanza grave, lo ripeto, con un avversario come la Georgia, assolutamente alla portata, invece così non è stato. Sta Spagna zitta, ragazzi, che è quasi certa, secondo me, della qualificazione al mondiale, ma dobbiamo anche parlare di sta Russia che fa 6-0 al Cipro, a Cipro, chiamatelo come vi pare, e sta Germania, ragazzi, che sta a segnagol come se non ci fosse un domani. Sta 8-0, ma mi sa che ne ha fatto addirittura un altro, mentre continuo a registrare questo contenuto. Gundogan, Sané, Reus, Sané, Müller, Baku, Müller ne ha fatto un altro, 9-0 della Germania, per carità, sul Liechtenstein, ricordiamolo, la Germania era già qualificata, ha già strappato un pass per la qualificazione a questi mondiali. Ma ragazzi miei, c'è un'altra situazione che dobbiamo andare ad analizzare ed è quella di Cristiano Ronaldo, è quella di Irlanda-Portogallo. Il Portogallo, ragazzi miei, oggi aveva una ghiotta occasione, no? Perché a parità di partite giocate attualmente agli stessi punti della Serbia
se andiamo a guardare in realtà anche la differenza reti, sorride al Portogallo che ha fatto 16 gol e ne ha subiti 4. La Serbia a parità di punti, entrambe prime nel girone, a parità di partite giocate, ha fatto 16 reti e ne ha subite 8. Però eventualmente una vittoria oggi, in vista dello scontro diretto contro la Serbia, significava praticamente chiudere i conti e strappare definitivamente quasi definitivamente sto pass per andare direttamente al mondiale, no? Tanti diranno: e vabbè, ma tanto il Portogallo, la Serbia, mo scontro diretto, il Portogallo è più forte. Le partite vanno giocate, ragazzi, secondo me. Comunque una vittoria li avrebbe sicuramente, diciamo, gli avrebbe un po' più spianato sicuramente la strada. E vedo che la partita sta per volgere al termine, manca veramente poco, è il 94esimo minuto, quindi non credo ci sarà altro recupero. Vi segnalo, finita in questo momento, ragazzi miei, un 7-1 contro la Fiorentina, no, Malta-Croazia. Questa Croazia, ragazzi miei, veramente stratosferica, veramente pazzesca. Perisic, Caleta-Ca, chiamato come pare, Pasalic, Modric, Kramaric, Maier, un 7-1 di quelli pesanti, lo ripetiamo però contro Malta, ovviamente. E la Spagna niente, regà, sta a portare a casa pure la Spagna. Vedo che è minuto 92, quindi probabilmente vinceranno questa partita grazie ad un calcio di rigore poi di Sarabia, ricordiamolo. Quindi insomma, la conosciamo la Grecia, seppur non ha fatto praticamente nessun tiro, ha fatto un tiro nello specchio della porta della Spagna. La Spagna che ha tenuto maggiormente il possesso della palla, ha sicuramente creato più occasioni, ma potevamo immaginarci sicuramente una partita difficile, no? Per la Spagna, perché la Grecia è una squadra solida che chiude, se chiude, se chiude, se chiude e prova, ci ha vinto un europeo, così ce lo ricorderemo tutti, no? Io rimasi così all'epoca, c'è stato pure Trajanos Dellas, tra l'altro, campione, ex giocatore della Roma, vinse quell'europeo, tutti rimanemmo così, dice, ma non è possibile, la Grecia tutti 1-0 ha vinto l'europeo. E il Portogallo di Cristiano Ronaldo, voglio aggiungere altre due paroline, perché ragazzi, io ripeto, non, poi è stato anche espulso Pepe, tra l'altro, 72esimo, 82esimo nel giro dei 2 minuti, indovinate un po' il secondo giallo come se lo piglia con una gomitata, ovviamente, e regà, cioè, la formazione, per carità, Irlanda la possiamo definire una squadra solida, simile alla Grecia in realtà, no? A livello di forza che mette in campo, anche a livello tattico, non è una squadra che si chiude tanto l'Irlanda e prova a ripartire, però mi aspettavo che la qualità del Portogallo prevalesse. Lo stesso Cristiano Ronaldo, che solitamente anche negli ultimi minuti, no, risulta sempre decisivo, cattivo, e invece ragazzi siamo al 96esimo e credo proprio che la partita terminerà così e che quindi non ci sarà possibilità per Cristiano Ronaldo di continuare a mettere record su record e di diventare sempre più decisivo. Sta Germania, ragazzi, ha fatto 9-0, veramente pazzesco, ma ripetiamolo, si era già qualificata ed è finita in questo momento, ragazzi. Il Portogallo quindi finisce sul punteggio di 0-0. Vorrei sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, tutti in descrizione, contenuti consigliati. E ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ibra stecca, Ronaldo pure, domani tocca all'Italia. Staremo a vedere.